Ultima parte di A Tutto Campo, che come tradizione la dedichiamo all'Arezzo Calcio Femminile, che troviamo con piacere questa sera l'allenatore Paolo Acquisti. Ben Buonasera. trovato. Allora, siamo alla, diciamo, alla fase finale del campionato. Nell'ultima giornata la tua squadra è stata battuta 2-1 dallo Scandicci in trasferta. Non è stata, si sa che sono un po' incognite, no? Le partite dopo le soste, e anche questa volta è stato così. Sì, per noi sono state fatali perché due sconfitte dopo due soste, quella di Natale contro il Fossone che affronteremo Sì. domenica, che è secondo in classifica, e domenica scorsa con un avversario che sembrava, poteva sembrare anzi, un avversario magari facile da battere, ma così non è stato. Uno Scandicci preparato, migliorato, e questo bene per tutto il movimento, perché più avversari si trovano di livello e più la crescita, che alla fine, come sempre stato, è il nostro obiettivo annuale principale. Poi grandi risultati ci hanno portato magari a sognare un po' e non fa male, però il nostro obiettivo era quello di crescere, e se cresce il movimento ogni partita diventa interessante da poter prendere spunti per continuare a crescere. L'Arezzo rimane a 45, quinto posto della classifica. Direi comunque, al di là della crescita, anche i numeri sono comunque stati dalla vostra parte, che non credo pensavate a un cammino così. Forse a un certo punto lo pensavate anche migliore, no? Sì, Però sì, sì, sì. Perfetto. all'inizio, onestamente, no. Io sicuramente poi abbiamo sempre parlato un po' fin dall'inizio con te della nostra Sì. situazione. I nostri obiettivi iniziali erano la salvezza, perché squadra forse la più giovane del campionato, sicuramente la più giovane di quelle di testa, che ritrovarsi lì, e se guardiamo solo e esclusivamente il girone di ritorno, con un due o tre risultati diversi, che erano sicuramente la nostra portata, eravamo ancora lì, con la seconda o forse anche di più, a due partite dalla fine. Questo ci deve far stare più che sereni. Chiaramente i problemi nascono, vanno affrontati, bisogna cercare di risolverli, ma fa parte del gioco, fa parte dell'esperienza e fa parte del cammino di una società, di una squadra, per crescere, per migliorarsi. Non bisogna mai accontentarsi, perché quel giorno qualcuno lo fa al posto tuo. Comunque anche questa giornata, diciamo, un po' negativa con lo Scandicci, è arrivato però questo bel gol che adesso rivediamo di Paganini, questo calcio di punizione da una certa distanza, una ventina di metri, e diciamo anche da queste cose poi si vedono i miglioramenti, che poi beh, è chiaro che sono giocate di questo tipo che rimangono poi più nella mente, no? E questo insomma può essere anche questo calcio di punizione uno spot anche a venire a vedervi, perché adesso ci sarà l'ultima gara del campionato in casa, proprio perché si possono vedere delle belle cose, no? Sì, sicuramente nell'arco dell'annata ci sono state cose belle da vedere e tanta passione, tanto sentimento messo in campo dalle mie giocatrici, che è forse la cosa che ci unisce maggiormente, e che credo che valga la pena di vedere, almeno di dare un'occhiata. Domenica credo che ci sia sicuramente una partita di livello accettabile, un livello che abbiamo. Affronteremo, come ho detto prima, la seconda in classifica, che fa un buon gioco. E poi c'è anche un'altra manifestazione dell'ENPA, facciamo una lotteria. Insomma, ci sono vari motivi per magari una bella giornata, che avrà vari motivi per poter magari provare ad assaggiare questo mondo nuovo che si sta sviluppando sempre di più. Ah, tra poco dovremmo rivedere questo gol. C'è poi la Coppa, no? Perché finisce la stagione diciamo, del campionato, Ok. e c'è la Coppa che la Presidente ci ha detto che insomma è voi puntate a questa Coppa. Sì, obiettivamente, allora, abbiamo l'ultima partita del girone e andremo a affrontare una squadra che nel nostro campionato milita tra le ultime in classifica. Anche se con noi due partite non sono state facili. Abbiamo vinto fuori casa la prima giornata di andata di un gol, al ritorno abbiamo pareggiato 0-0, sicuramente dominando la gara, però alla fine il pareggio. Se riusciremo a battere o almeno a pareggiare, andremo alla fase finale, che
sono semifinali e finali. Sicuramente lì andremo ad affrontare squadre di livello ottimo, però noi abbiamo dimostrato durante tutta l'annata di non pagare troppo gap da nessuno, anzi, se facciamo il nostro ce la possiamo giocare, e perché non sognare? Oh, allora, vediamo un attimo questo gol di Paganini, bella rincorsa, e questa è pagabile, insomma. Sembrerebbe di no, finalmente è riuscita a mettere in un gol da fermo, perché ne ha fatti tanti anche su azione, quello che è le sue qualità, che sono veramente tante. Spero che come lei e tante altre ragazze si rendano conto del potenziale che hanno e da lì veramente credano fortemente in quello, perché se lo fanno non si rendono forse neanche conto di quello che potrebbero fare per se stesse e per l'Arezzo. Noi speriamo anche che, e lo diciamo spesso, anche perché si va verso un processo di integrazione maschile e femminile che noi sostanzialmente abbiamo un po' inaugurato, perché vi abbiamo messo insieme, e non a caso ovviamente, nella trasmissione che parla dell'Arezzo maschile, perché anche voi siete l'Arezzo femminile, ma siete l'Arezzo anche voi, quindi lo rappresentate. E allora sarebbe bello che magari, o per quest'ultima campionato, per quest'ultima gara di campionato o per la Coppa, sarebbe bello avere anche qualche ultras della curva Minghelli che viene a vedere com'è questo calcio femminile che porta il nome dell'Arezzo, no? Sì, sì, poi come si è detto anche altre volte, tutte ragazze della provincia d'Arezzo, e chiaramente avere anche proprio gli ultras del tifo che si possa appassionare, che possa dar qualcosa in più a queste ragazze, che io ci metto la mano nel fuoco, se succedesse le ragazze darebbero il 110%, e questo l'hanno dimostrato. Guarda, ho letto anche in questi giorni nella Gazzetta, parlano del Milan, delle nuove, ora paragoni non si fanno, però quando gli italiani o chi gioca in quella squadra del cuore, e credo per uno d'Arezzo, l'Arezzo è la squadra del cuore, riesce a dare quel qualcosa in più, se è supportato da tifosi, sicuramente in qualche momento ci vogliono dei supporti esterni, aiutano. E credo che le ragazze risponderebbero alla grande. Per me e per la società sarebbe un enorme piacere. In che cosa sono cresciute di più secondo te? Cioè, dove il tuo lavoro e il loro impegno ovviamente ha prodotto più risultati rispetto a quando è iniziato? Sicuramente nella mentalità. All'inizio dell'anno eravamo una squadra che andava in campo senza neanche minimamente conoscere il proprio potenziale. Si era molte alla prima o quasi esperienza in Serie C, un gioco magari un po' approssimativo. Invece man mano, col tempo, siamo cresciute. All'inizio ci ha aiutato tantissimo l'unione di intenti, poi abbiamo aggiunto qualità nel gioco, abbiamo aggiunto tante altre piccole cose che nelle squadre sono fondamentali. Questo magari può l'aver fatto deviare o distrarre da quello che era principalmente, che non deve mai mancare in una squadra, che sono l'unione di intenti, però ci può stare una squadra giovane, ogni tanto distrarsi può succedere, ecco perché bene che cresca tutto il movimento, perché queste ragazze, io lo dico loro continuamente, potranno dare in futuro moltissimo in più ancora, hanno tutte le caratteristiche per farlo. Bene Paolo, io ti ringrazio, ricordiamo però allora domenica alle ore? Alle ore 15.30 allo stadio di Pescaiola per quest'ultima gara di campionato dell'Arezzo Calcio Femminile, insomma sarebbe importante la presenza dei tifosi. Noi ci teniamo, come ho detto prima, a mantenere l'imbattibilità, che in tutto il campionato ad Arezzo nessuno ha mai vinto.
Quindi questo insomma, è andato da ricordare, da suggellare, perché non è facile, immagino, no? Arrivare a un risultato di questo tipo. Tra l'altro, non so se lo sai, ma l'Arezzo giocherà, l'Arezzo maschile gioca sabato pomeriggio in casa della Lupa Roma, quindi i tifosi sarebbero liberi domenica. Quindi speriamo che alle 15:30 i tifosi dell'Arezzo vengano a fare il tifo anche per Arezzo Calcio Femminile allo stadio. Allora ci vediamo domenica. Bene, grazie a Paolo Acquisti. Adesso diamo la linea a Matteo Marzotti, che ritorna con noi per Zona Dilettanti. Buona serata. Serata.